1 marzo 2001. In un'intervista al Corriere della Sera, l'ammiraglio Fulvio Martini, che nel 78 era il numero 2 del Sismi, rivela che nei giorni del sequestro Moro, il ministro dell'interno Cossiga lo incaricò di scoprire se lo statista prigioniero fosse a conoscenza di segreti vitali per la sicurezza dello Stato. Aggiunge Martini: pensando immediatamente alla struttura Stay Behind, mi accorsi che nella cassaforte del Ministero della Difesa mancava un documento riguardante Gladio. Il giorno dopo, il 2 marzo, arriva la conferma di Inzerilli. Il documento in effetti consegnato al ministro Lattanzi non è rientrato. Il documento spiegava come era nata l'organizzazione Stay Behind in Italia, e cioè a seguito di un accordo bilaterale con gli americani negli anni 50. Spiegava quali erano i tipi di compiti che lo Stay Behind italiano doveva svolgere. Quel documento è tornato nelle mani di Inzerilli solo 2 anni dopo il sequestro Moro nel 1980. Secondo quanto ci ha detto Inzerilli, era stato semplicemente dimenticato in qualche cassetto del Ministero della Difesa. Ma c'è anche un'altra ipotesi, cioè che quel documento sia stato effettivamente portato nella prigione brigatista dove era tenuto Aldo Moro attraverso un intermediario di cui ci ha parlato il giornalista dell'Espresso Mario Scialoia. Una decina di giorni dopo che Moro è stato sequestrato, Cossiga aveva saputo che delle carte che Moro teneva nel suo studio privato di via Savoia, carte che riguardavano degli affari internazionali e che presumibilmente Moro si era portato a casa, per così dire, da quando era ministro degli esteri, alcune di queste carte erano state prelevate da qualcuno, presumibilmente qualche assistente di Moro, qualche collaboratore di Moro, e consegnate a un emissario oppure a un qualcuno che poi le aveva fatte avere alle Brigate Rosse. È possibile che quei documenti di cui io ho raccontato la storia riguardassero anche o solo Gladio, però io su questo non ho assolutamente nessuna informazione. Ma Moro era davvero a conoscenza di tutti i segreti di Gladio? Penso di sì, ma che poi, siccome invece poi l'interpretazione si è voluta dare che questo fosse una specie di strumento per preparare una specie di controrivoluzione o di preparare un golpe, questo non esiste. Se è vero che Moro conosceva i segreti di Gladio, è possibile che li abbia rivelati ai suoi carcerieri dopo la pubblicità. Cari figlioli, dato la chiarezza in ogni momento in nuovo centro dopo un viaggio le porte che sono destinate questo potere è solo un momento. Non abbiate paura, permettete a Cristo parlare al mondo. Il merito anche direi soprattutto del popolo italiano. È possibile che siate tutti d'accordo nel volere la mia morte per una presunta ragion di Stato? Per una presunta ragion di Stato? Che qualcuno vividamente vi suggerisce quasi a soluzione di tutti i problemi del paese? Ma nessun responsabile si nasconda dietro l'adempimento di un presunto dovere. Le cose saranno chiare presto. Thank you.
primo ottobre del 78 i carabinieri del generale Dalla Chiesa fanno irruzione nel covo delle Brigate Rosse a Milano, il covo di via Montenevoso 8. Colti di sorpresa, i due brigatisti all'interno si arrendono immediatamente, ma in quel covo, nel covo di via Montenevoso, oltre ai due brigatisti più ricercati d'Italia, c'è anche il memoriale Moro, cioè quello che Moro ha scritto nei 54 giorni della cosiddetta prigionia del popolo. Quello delle carte di Moro, ritrovate in via Montenevoso, è un vero e proprio giallo, un mistero che ha inizio proprio durante i giorni del sequestro. È il 29 marzo del 78, dal rapimento sono passati 13 giorni. Nel comunicato numero 3 delle Brigate Rosse scrivono: il processo ad Aldo Moro prosegue con la piena collaborazione del prigioniero. Quindi Moretti in poche parole dice: io ho in mano due ostaggi, uno è Moro e l'altro i segreti che Moro ci sta confidando. Adempiamo le ultime volontà del presidente comunicando la... Roma, 9 maggio 1978. Il cadavere di Aldo Moro giace nella Renault rossa in via Caetani. È il momento più drammatico nella storia della Repubblica. Per gli inquirenti, da questo momento in poi c'è una sola priorità: trovare gli assassini di Moro. Ma insieme agli assassini c'è anche un altro obiettivo: le carte di Moro, con i segreti che il presidente della DC può aver rivelato alle Brigate Rosse. Tutto lo sforzo era quello per salvare la vita di Moro e non ci eravamo riusciti. Certo, era ed è una sconfitta che noi abbiamo avuto. 10 maggio 1978, segnato dal dramma personale e travolto dalle polemiche per il fallimento delle indagini sul sequestro Moro, Francesco Cossiga lascia il Ministero dell'Interno. Al suo posto subentra Virginio Rognoni. Io ricordo a questo riguardo di essere stato chiamato alla commissione stragi dal presidente Pellegrino. Mi dica, lei appena arrivato al Viminale ha dato disposizione alle sue forze, ai suoi apparati, di andare alla ricerca delle carte di Moro? E io dissi: caro presidente, io ho detto ordine ai miei apparati di andare alla ricerca degli assassini di Moro e della sua scorta. Intanto però, in quella primavera del 78, dei brigatisti che hanno sequestrato e ucciso Aldo Moro non c'è traccia. Le indagini sembrano a un punto morto, poi però d'improvviso la svolta. E il 24 giugno del 78 siamo a Firenze nel deposito degli autobus di linea. Firenze, 24 giugno 1978. Abbandonato sotto il sedile di un autobus, viene trovato un borsello. Dentro ci sono una pistola automatica con il colpo in canna, fogli dattiloscritti con riferimenti al partito armato, un mazzo di chiavi, un promemoria per un appuntamento dal dentista, il libretto di circolazione di un motorino con la fotocopia dell'atto di compravendita recante un nome e una firma. Noi abbiamo capito che loro non si servivano dei mezzi, degli automezzi per spostarsi, si servivano dei mezzi pubblici. Allora abbiamo cominciato a fare dei controlli, che erano controlli all'improvviso, cioè si bloccavano le porte e poi si cominciava a identificare le persone, a perquisirle, se per caso avessero suscitato i sospetti di qualche cosa. Loro, che erano sul mezzo pubblico, col borsello, dove avevano la pistola, lasciarla sotto il sedile e andarsene via. Per i carabinieri, insomma, non c'è dubbio: aver lasciato quel borsello sull'autobus è certamente un terrorista. Ma chi è quel terrorista? Gli unici indizi per identificarlo portano entrambi a Milano, e quegli indizi sono due indizi: un foglio di carta con l'appuntamento dal dentista e l'atto di acquisto di un motorino avvenuto per l'appunto a Milano. Da Firenze allora parte immediatamente la richiesta di accertamenti. La richiesta arriva a Milano in via della Moscova. Qui opera un nucleo speciale di una trentina di carabinieri che da poco tempo ha il compito di occuparsi esclusivamente di terrorismo. A guidare il nucleo, tre giovani capitani dell'arma,
Umberto Bonaventura, Alessandro Ruffino e Roberto Arlazzi. Oggettivamente avevamo anche caratteri e esperienze professionali diverse, ovviamente. Bonaventura era uno dei più competenti studiosi del fenomeno eversivo delle Brigate Rosse. Ruffino era sempre stato un grande analista di documenti. Io ero, diciamo, l'uomo operativo del gruppo. Il capitano Ruffino, che del gruppo di comando è l'analista, decide di cominciare da lì, da quella firma poco leggibile sulla fotocopia dell'atto di vendita del motorino. Ruffino ha un'intuizione. Tutti i giovani richiamati per il servizio militare devono apporre la loro firma sul documento di iscrizione alla leva, dunque anche i futuri brigatisti. Ruffino confronta la firma posta sull'atto di vendita del motorino con quelle dei brigatisti che hanno fatto il militare. Ci vogliono 3 settimane, ma alla fine c'è un primo risultato. Su una scheda c'è una firma identica a quella trovata nel borsello di Firenze. Stessa mano, stessa inclinazione, stesse vocali. La scheda del distretto militare è intestata a Lauro Azzolini, noto brigatista, ricercato per l'omicidio di un vicequestore e coinvolto nel sequestro Moro. Un latitante, un brigatista regolare, come si usa dire, nel senso che era a tempo pieno, e che era una primula rossa, era un brigatista di un certo livello. Biella, 2 settembre 1976. Lauro Azzolini spara al vicequestore Francesco Cusano, che lo ha fermato a un posto di blocco. Il brigatista riesce a fuggire, ma lascia fra le mani della vittima la sua patente. Il documento, ovviamente, è falso, con un nome di fantasia. Ma vere sono la fotografia di Azzolini e soprattutto la calligrafia della firma, uguale a quella posta sul documento del motorino e sul foglio del distretto militare. A questo punto tocca ad Arlati, che del nucleo speciale è l'operativo. Il giovane capitano ha costituito un suo gruppo per le operazioni coperte. Tutti i suoi uomini hanno nome di battaglia. Barbarossa, Commesso, Guappo, Ciondolo. Devono agire in incognito e non potranno mai figurare come testimoni nei processi. Questi uomini vengono scelti perché in parte facevano parte già della mia squadra e in parte credevano in me e nella mia metodologia di lavoro. Arlati ha solo 3 elementi. Un nome, una fotografia, una firma. Ma ha anche altre 2 tracce che gli vengono da quel borsello. Il dentista e il concessionario di motorini. È un'indagine delicata, tutto deve svolgersi nella più assoluta segretezza per non mettere in allarme i brigatisti e i loro eventuali fiancheggiatori. Abbiamo fatto accertamenti presso lo studio dentistico e avevamo avuto la conferma, esibendo delle foto, che colui che aveva probabilmente dimenticato il borsello a Firenze poteva identificarsi in Azzolini. Arlati ha anche un altro spunto: l'atto di compravendita del ciclomotore acquistato da un concessionario a Lambrate. Vanno in questo concessionario di motorini Garelli in piazza Sire Raul e il padrone dei motorini capisce che sono carabinieri, dice: ma guardi, io non me lo ricordo, non lo so, effettivamente non se lo ricordava. Invece, a furia di insistere 2, 3, 4, 5 volte, quel ragazzo del negozio in cui era stato venduto il motorino evidentemente si è lasciato andare e ha detto quello che doveva dire, cioè che lui aveva visto quel motorino legato, appoggiato a un palo della luce in via Montenevoso. Via Montenevoso. Ora Ruffino, Arlati e gli altri hanno anche un indirizzo. È qui, in questa strada, che abita con ogni probabilità Azzolini, o dove addirittura potrebbe esserci un covo delle BR. Dunque il brigatista che ha smarrito oppure che ha abbandonato quel borsello sull'autobus si chiama Lauro Azzolini e le sue tracce portano a Milano, a via Montenevoso. Dopo mesi di buio nelle indagini, la prima vera pista concreta che può portare agli assassini di Aldo Moro. Ma in quel borsello c'è anche un altro elemento molto, molto prezioso: un mazzo di chiavi. Arlati ha in mano un mazzo di chiavi. E Arlati sa che una di quelle chiavi apre uno dei portoni di via Montenevoso. La domanda è: quale? E poi come scoprirlo senza farsi notare?
a mezzanotte, a turno, con le fidanzate e con la moglie, uno per sera andiamo a provare la chiave di un portone. Di sera fermarsi un attimo con una macchina sempre diversa, provare le chiavi su un portone di un civico non costituiva un grande problema. Dopo 15 giorni al numero 8 la chiave del portone funziona. In via Montenevoso 8 può esserci un covo di brigatisti, ma quel condominio ha 60 appartamenti. Quale sarà quello in cui si nascondono? Individuiamo all'interno di tutti i residenti e i domiciliati di via Montenevoso 8 una coppia di coniugi che secondo il nostro avviso erano delle persone oltremodo serie. Ai piani alti dello stabile vive una coppia di anziani pensionati. Insieme al solito Barbarossa, Arlati bussa alla porta, si qualifica. Lui e il suo collega sono sulle tracce di un piccolo spacciatore di droga. Vogliono sapere se i coniugi hanno notato qualcosa o qualcuno di sospetto nel condominio. Il marito non si ricordava, la signora dice: ma no, ma guardate che a piano terra, là sotto, hanno fatto un trasloco a marzo e sono andati dentro con dei vecchi mobili, delle cose, hanno portato dentro un sacco di carte, delle cose, devono essere degli studenti. Buongiorno, questi tipi di nuovo atto terroristico a Roma, assassinato vicino alla sua abitazione, la giudice Mario. La domanda a cui si risponde tende a prospettare un'evoluzione della NATO che tenderebbe a volgersi verso una strategia antiguerriglia. È stato previsto e attuato in appositi e normali reparti un addestramento alla guerriglia in una duplice forma: o guerriglia da condurre contro eventuali forze avversarie, o contro guerriglia da condurre contro eventuali forze nemiche impegnate come tali sul nostro territorio. Ora Arlati deve essere certo che l'appartamento indicato dalla coppia di anziani sia effettivamente il covo dei brigatisti. E lì è stata un'altra pazzia di Arlati, diciamo così, pazzia per modo di dire. Lui voleva capire se dentro c'era qualcuno. Ho le chiavi, so che l'appartamento è quello lì, a quel punto provo. Siccome passava il treno, alle 2 di notte, quando lo sferramento del treno era più forte, ha infilato le chiavi. La porta non sapeva cosa voleva dire, che dietro c'era un paletto. E se dietro c'era un paletto, dentro c'era qualcuno. Hanno rischiato tantissimo. Intanto il nucleo di Arlati, Ruffino e Bonaventura ha iniziato gli appostamenti. Io difatti diedi disposizione di trovare un bugigattolo. Il bugigattolo cos'era? È un posto d'osservazione. E cominciamo a stabilirci due persone in maniera alternata di fronte al civico 8. Le difficoltà di ripresa poi erano pesanti, nel senso che chi fotografava, i ragazzi che fotografavano dalle fessure tra una maglia e l'altra della tapparella. E cominciamo a fotografare 24 ore su 24. Infine avevamo una conoscenza degli abitanti del Civico 8 al 100%. E allora, oltre a un nome, una fotografia, una firma, ci sono anche una strada, un palazzo e un appartamento. Quello al primo piano di via Montenevoso 8, che è un covo delle Brigate Rosse. Una scoperta naturalmente sensazionale. Adesso però è indispensabile agire con la massima prudenza. È l'agosto del 1978.
Quando viene fotografato un uomo che esce dal condominio, Arlati lo riconosce immediatamente. È Lauro Azzolini. Qualsiasi carabiniere meno incosciente in questo momento, diciamo così, tra virgolette, di Arlati, avrebbe sicuramente proceduto all'arresto di Lauro Azzolini. Arlati non dice niente a nessuno se non ai suoi e dice: noi lo seguiamo, perché solo così, con l'intelligenza investigativa che si inventava in quel momento anche lui, possiamo capire se ci porta da qualche parte. In tutto questo lasso di tempo io e il mio ufficio aveva cambiato dipendenza, e cioè dalla sezione anticrimine e dalla normale dipendenza dalla divisione di Milano dei carabinieri, ero passato alle dipendenze del generale dalla Chiesa. Roma, 30 agosto 1978. Il governo conferisce al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa speciali poteri antiterrorismo e gli affida il coordinamento tra le forze di polizia e gli agenti dei servizi. Il generale ha carta bianca e un solo vincolo: riferire direttamente al ministro degli interni. Quando io scelsi dalla Chiesa come comandante di questo nucleo, venivamo dalla sconfitta dello Stato. Dalla sconfitta dello Stato dovuta all'assassinio di Moro. E la pregiudiziale Moro era una pregiudiziale che noi dovevamo onorare, nel senso che dovevamo fare luce su questa tragedia del paese. Il pedinamento di Azzolini intanto continua senza sosta. Il brigatista ha l'abitudine di trascorrere la domenica fuori città. Viene visto salire su un treno per Firenze. Azzolini è difficilissimo da seguire perché è un personaggio di straordinaria capacità anche di intelligence. Prendere una metropolitana che l'avrebbe portato 4 fermate fin là, l'ha cambiata 18 volte. Entrava e usciva ogni fermata, faceva il senso inverso, tornava indietro. Era difficile da seguire. Ma nonostante le difficoltà, l'attività di pedinamento di Azzolini porta all'individuazione di altri 3 covi brigatisti a Milano. Settembre. Al mattino c'è un altro colpo di scena. Era l'una e mezza, mezzogiorno, mi ricordo. Il fotografo chiamò in ufficio e disse: ho una sorpresa, cioè c'è qualcosa che non mi quadra, c'è questa qua che non l'ho mai vista. Ricordo che Bonaventura in camera oscura mi fece vedere e dice: ma come, non la riconosci? Questa è Nadia Mantovani. Sono partito da Milano, sono andato, ho detto: signor generale, guardi un po' chi abita lì dentro. Oh. Perché? Perché Nadia Mantovani era al soggiorno obbligato e si era data la latitanza. E era stato un caso nazionale, il ministro si è trovato in difficoltà, hanno accelerato anche la nomina, questo fatto ha accelerato la nomina dalla Chiesa. Lei capisce bene che dopo nemmeno un mese portargli un risultato simile. Il generale dalla Chiesa ritiene che sia giunto il momento di agire. A Milano i covi individuati sono ormai 4. Dalla Chiesa opta per un blitz in grande stile che colpisca contemporaneamente tutte le basi PR. La sera prima e per gran parte della notte, Arlati raduna i suoi uomini e prepara minuziosamente l'intervento in via Montenegoso. E alle 6 del mattino ci ritroviamo di nuovo sulle macchine a 200 metri dall'obiettivo.
Come ogni domenica mattina, Lauro Azzolini esce dal portone del civico numero 8 in via Montenevoso per recarsi alla stazione centrale e prendere il direttissimo per Firenze. Gli agenti che lo seguono ormai da settimane pensano che lì abbia una fidanzata. Solo in seguito si saprà che proprio Firenze è la sede della direzione strategica delle Brigate Rosse. Non c'è tempo da perdere. Tre ombre silenziose scivolano veloci nell'androne al numero 8. Sono il capitano Arlati e due uomini della sua squadra. Davanti alla porta del primo piano, scala B, Arlati urla: aprite, arrendetevi. Ma non aspetta la risposta. Due spari rompono il silenzio. Dall'interno arriva una voce: ci arrendiamo. Nel corridoio c'è un giovane sconosciuto. Dietro di lui, in vestaglia, Nadia Mantovani. Sono attimi pieni di tensione, ma ormai è chiaro che i due non hanno intenzione di reagire. Quel giovane che i carabinieri non hanno riconosciuto è Franco Bonisoli, brigatista ricercato, membro del comitato esecutivo, ritenuto uno dei responsabili del sequestro di Moro e del massacro della sua scorta. Infatti è andato alla mano, ha detto: sono arrivati, e lei dice: no, ancora. Cioè, nel senso che dice, no, o più dopo avere, lei era stata arrestata in condizioni simili lì in via Maderno con Curcio, e la serie, va, un'altra volta, no? Cioè, ci sono dentro, lei era la seconda volta, ma nel contempo si è svolto tutto in un attimo, ci hanno battuto contro la porta, carabinieri, aprite, anche la Nadia, in memoria dell'esperienza fatta con al primo arresto, dice: apri, non c'è niente da, no? E si decise di arrenderci e di aprire. Basta. Ad Arlati basta un'occhiata. Quell'appartamento è un covo delle BR, ma anche un vero e proprio archivio. Ci sono carte dappertutto, scaffali pieni, classificatori e contenitori sul pavimento. E sulla scrivania, aperto, un plico con la copertina azzurra. Roberto Arlati comincia a scorrere quei fogli scritti a macchina, e quei fogli sono la trascrizione dell'interrogatorio di Aldo Moro nella prigione dei brigatisti. In quelle carte si parla di segreti di Stato, di strategia della tensione, degli intrecci tra politica, affari, dei finanziamenti occulti ai partiti e di molto, molto altro ancora. A questo punto il capitano Arlati informa immediatamente il suo diretto superiore, il colonnello Bozzo. Mi chiama Arlati dal corpo di Montenevoso. C'era il telefono libero e mi dice: guardi che abbiamo trovato un pacco di documenti che riguardano Moro. Dice: come Moro? Sì, ci sono delle date allo scritti che riguardano le lettere di Moro, eccetera eccetera. Allora io lo dico dalla Chiesa. Dalla Chiesa, da quel momento, comincia a cambiare. Contemporaneamente all'azione in via Montenevoso, gli uomini del generale dalla Chiesa irrompono in altri due covi, in via Pallanza e in via Olivari, e nella tipografia di via Bruschi. Alla fine il bilancio dell'operazione è trionfale. I brigatisti arrestati sono 9 e i militi dell'arma hanno rinvenuto appunti, schede, agende, verbali e ancora armi, esplosivi, giubbotti antiproiettile, divise da agenti, banconote provenienti da riscatti, documenti falsi. 1 ottobre 1978, ore 10 del mattino. A via Montenevoso arriva anche il sostituto procuratore Ferdinando Pomarici. Dopo una rapida occhiata all'appartamento, Pomarici si complimenta per l'operazione e ritorna in procura. La squadra del capitano Arlati si appresta a svolgere un lungo lavoro di verbalizzazione dei documenti scoperti. Ma quella stessa notte il generale dalla Chiesa si precipita a Roma per riferire al ministro dell'Interno, Virginio Rognoni, al quale consegna anche delle carte. Io so che dalla Chiesa mi portò queste carte. Portai queste carte come ministro dell'Interno
al Presidente del Consiglio e li portai nell'ufficio privato del Presidente, perché quell'ora era l'ufficio privato. Il generale ce le fece conoscere, ma dopo che erano state alla luce del sole rese note, quindi non avevo nessuna, né mi hanno poi commosso in modo particolare. Tornando a lei, onorevole Andreotti, che cosa ricordare? La sua del resto confessata amicizia con Sindona Oberone, il suo viaggio americano con il banchetto offerto da Sindona nonostante il contrario parere dell'ambasciatore d'Italia, la nomina di barone al Banco di Napoli, la trattativa di Caltagirone per la successione di Arcaini. Io, mentre ero di qua del tavolo e lui leggeva queste carte, non ho avuto l'impressione di particolare o rabbia o indignazione o sgomento, no. Beh, insomma, giudizi molto pesanti, insomma, guardi, certamente, insomma, in quel momento lì, siccome la decisione, Moro sapeva che la dovevo prendere io, allora, insomma, probabilmente si scatenò. Poi le correnti di partito, c'erano le divaricazioni, ma tutte cose però che vanno inquadrate nella situazione in cui Moro scriveva queste cose, no? Non gliene voglio certamente. Ciò nonostante, i giudizi di Aldo Moro su Andreotti, su altri esponenti della Democrazia Cristiana contenuti in quegli scritti sono dei giudizi molto, molto pesanti. Mentre il governo valuta se rendere pubbliche o no queste carte, sulla stampa cominciano a filtrare le prime indiscrezioni e scoppiano subito polemiche e accuse. La Repubblica, 5 ottobre 1978. Giorgio Bocca scrive: le carte di Moro sono state esaminate da personalità politiche e militari prima che dai magistrati. La Repubblica, 6 ottobre 1978. Giorgio Battistini scrive: tutto contro Andreotti, il memoriale Moro. Nell'articolo il giornalista riporta le confidenze avute dal generale Enrico Galvaligi, stretto collaboratore di Dalla Chiesa. OP, osservatore politico, 17 ottobre 1978. È la volta del giornalista Mino Pecorelli. Nell'articolo intitolato Non c'è blitz senza spina, Pecorelli allude all'esistenza di nastri registrati con la viva voce del presidente Moro. Capii subito che era necessario che queste carte fossero pubblicate, rese pubbliche, perché altrimenti finivamo per essere vittime di questo gioco al massacro. Roma, 18 ottobre 1978. Il governo decide di rendere pubbliche le carte rinvenute nel covo di via Montenevoso. Nel 78 fu trovato un dattiloscritto nel covo di via Montenevoso. Dunque la trascrizione operata dai brigatisti di questo materiale che era stato invece scritto ovviamente dall'onorevole Moro. Infatti abbiamo capito dopo che Moro rispondeva a delle domande e lo faceva per capitoli e per sottocapitoli. Ora, al comitato esecutivo furono portati i dattiloscritti, una copia dei quali furono trovati appunto in via Montenevoso. Come arrivarono in via Montenevoso? E quelli li portai io da Firenze, tornando, furono portati insieme alla Moretti alla riunione come dattiloscritti, e i dattiloscritti, paio di copie, poterle leggere, guardare, erano le copie che venivano fatte con la carta copiativa, tra l'altro, cioè, quindi venivano fatte così le copie. E li portai poi io direttamente su Milano. Ti ricordi quando? Mi sembra forse giugno. Per tutto il mese di ottobre la rivista OP continua ad occuparsi delle carte di Moro. Il suo direttore, Mino Pecorelli, è un giornalista scomodo, lancia pesanti accuse e si rivela sempre bene informato. Anche secondo Pecorelli, Moro avrebbe rivelato segreti esplosivi NATO, tanto che, prosegue il giornalista, subito dopo il suo sequestro, i vertici dell'Alleanza Atlantica avrebbero deciso di cambiare i piani operativi dell'intero scacchiere europeo. E Pecorelli continua a scavare, ad interessarsi, e dopo comincia una serie di pubblicazioni. Parla di memoriali, non di un memoriale. Dice: se quello è il memoriale, ce n'è un altro che contiene
segreti di Stato. Poi addirittura arriva a prevedere la morte, l'uccisione di Dalla Chiesa. Ma su quel memoriale del resto è come se gravasse una sorta di maledizione, un tragico destino, infatti sembra accomunare chiunque provi ad occuparsene. Nel numero del 6 febbraio 1979, OP comincia una campagna contro il presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Pecorelli, se da un lato riprende alcune delle accuse che lo stesso Moro ha indirizzato dalla cosiddetta prigione del popolo al compagno di partito, dall'altra ne lancia di nuove. Andreotti viene definito quasi un capo assoluto a cui tutto, per la ragion di Stato, è concesso. Insomma, non è che fosse né la Gazzetta Ufficiale né il Corriere della Sera, perché poi, poveretto, poi è morto, allora pace all'anima sua, ma... Così, no, io non gli ho dato mai una grande importanza. Il 6 marzo sull'agenda di Pecorelli compare il nome di Antonio Barisco, un colonnello dei carabinieri impegnato a fianco di Dalla Chiesa nella lotta al terrorismo. L'appuntamento è nello studio dell'ufficiale in Piazza delle Cinque Lune. In quei giorni il direttore di OP incontra anche l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata di Sindona. Roma, 20 marzo 1979. Mino Pecorelli viene assassinato in auto mentre lascia la redazione del giornale. Il 12 luglio a Milano a venire ucciso è Giorgio Ambrosoli, freddato mentre rientra a casa. Il giorno dopo anche il colonnello Barisco resta vittima di un agguato, stavolta delle Brigate Rosse. Esiste un legame tra gli omicidi di Pecorelli, Ambrosoli, Barisco e le carte di Moro? In realtà, sebbene la sequenza dei fatti sia obiettivamente impressionante, nessuna indagine e nessun processo hanno mai dimostrato nessuna connessione tra questi omicidi. Dunque, allo stato si può parlare soltanto di tragiche coincidenze. Eppure non è finita. Il 31 dicembre dell'80, infatti, tocca al generale Enrico Galvaligi. Buongiorno e buon anno, un augurio velato di mestizia per il barbaro assassinio del generale dei Carabinieri Enrico Galvaligi, ucciso ieri sera dalle Brigate Rosse. Era stato stretto collaboratore del generale Dalla Chiesa. È certo che vi è un legame diretto con gli scritti di Moro, perché Galvaligi è il primo a riferire che vi era un manoscritto, lo dice a Battistini. Lo dice anche a Scalfari, lo stesso Scalfari ha deposto in merito ai suoi colloqui con Galvaligi. Il 23 febbraio 1982, di fronte alla commissione Moro, incalzato da Leonardo Sciascia, il generale Dalla Chiesa fa anche un'ammissione clamorosa. Il memoriale trovato in via Montenevoso è incompleto. Mi chiedo oggi dove sono le borse, dov'è la prima copia. Questo è il mio dubbio. Tra decine di covi non c'è stata una traccia di quella famosa raccolta di documenti che si riferivano all'interrogatorio. Non c'è stato un brigatista, pentito o dissociato, che abbia nominato una cosa di quel tipo, né lamentato la sparizione di qualcosa. Lei pensa che siano in qualche covo? Io penso che ci sia qualcuno che possa aver recepito tutto questo. Lui sottolinea che il ritrovamento è parziale, perché mancano gli originali del dattiloscritto, mancano gli originali del manoscritto, mancano le registrazioni dell'interrogatorio di Moro, mancano le borse che Moro aveva con sé quando viene rapito in via Fani. Chi li ha fatti sparire allora quelli originali? Dalla Chiesa non avrà mai una risposta a queste domande, infatti il nominato prefetto di Palermo verrà ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982. Ma torniamo al nostro racconto. Il blitz di via Montenevoso è solo il primo di una nuova serie di successi nella lotta al terrorismo. Tra il 79 e l'82, infatti, quasi tutti i brigatisti che hanno partecipato al sequestro e all'assassinio di Aldo Moro vengono arrestati. Valerio Morucci, Adriana Faranda, Prospero Gallinari, a lungo ritenuto l'esecutore materiale dell'uccisione di Moro, e poi ancora Bruno Seghetti, Anna Laura Braghetti e il 4 aprile dell'81 Mario Moretti, il capo delle Brigate Rosse. E dopo gli arresti ci saranno i processi e le condanne, ma quegli originali delle carte di Moro non si trovano.
non ne parlano i brigatisti pentiti, non ne parlano i dissociati, non c'è traccia nei vari covi smantellati. Il mistero, insomma, sembra un mistero irrisolvibile. Poi nel 1990, all'improvviso, il colpo di scena. Clamorosa scoperta a Milano durante i lavori di ristrutturazione di una casa in via Monte Nevoso, che negli anni di piombo fu un covo delle Brigate Rosse. Sono saltati fuori carteggi, forse attribuibili ad Aldo Moro durante il suo sequestro, una pistola e un mitra. Linea ad Antonio Di Bella. Sembra incredibile, ma i nuovi documenti sulla prigionia di Aldo Moro sarebbero stati scoperti per puro caso in questo appartamento al primo piano di via Monte Nevoso 8, alla periferia di Milano. In questo appartamento gli inquirenti erano già stati 12 anni fa. Era uno dei covi più importanti delle Brigate Rosse. Qui vennero arrestati Lauro Azzolini e Francesco Bonisoli e qui sequestrato il memoriale scritto da Aldo Moro durante la prigionia. Siamo entrati oggi nell'appartamento per scoprire come sia stato possibile per i carabinieri non scoprire durante la prima perquisizione i documenti scoperti oggi. Ecco sotto la finestra l'intercappellina di gesso che non era stata scoperta. Ero convinto che bisognava fare la perquisizione. Pomarici mi disse che la perquisizione era stata fatta alla perfezione. Quell'appartamento era stato scarnificato. Testimone diretto dei fatti fu allora Lauro Azzolini, l'ex brigatista arrestato appunto 12 anni fa in via Monte Nevoso. Oggi Azzolini, in carcere a San Vittore, è ammesso al lavoro esterno durante il giorno. Lo abbiamo raggiunto. La domanda che tutti si pongono è questa: questo muro di Monte Nevoso l'avevate fatto voi o no? Forse non era un muro, era solo un pannello. Ma com'è possibile che i carabinieri non trovino dietro un pannello semplicemente appoggiato a armi e documenti? Ma io mi posso anche spiegare quello che ci ho pensato. Penso che ci sia stato, no, nell'irruzione, abbiamo trovato tantissimo materiale sul tavolo e si siano accontentati anche di questo a un certo punto, per cui la perquisizione sia stata anche, mettiamola, superficiale tra virgolette. È il muratore Gennaro Bernardo a scoprire quell'intercapedine nel corso dei lavori di ristrutturazione per conto del nuovo proprietario dell'appartamento di via Monte Nevoso 8. Alla presenza di Achille Serra, capo della Digos, e del sostituto procuratore Pomarici, lo stesso magistrato del primo ritrovamento, vengono rinvenuti. Una borsa nera con 60 milioni di lire provenienti dal sequestro Costa. Un fucile mitragliatore avvolto in giornali datati settembre 1978. Una pistola Walther PPK con munizioni. E poi ancora una cartella piena di carte avvolte nel nastro adesivo. Sono le carte di Moro, lettere, disposizioni testamentarie e il famoso memoriale. In tutto 421 fogli, 229 dei quali sono le risposte che Moro ha scritto di suo pugno alle domande dei suoi carcerieri, le stesse che nel 1978 sono state ritrovate in forma dattiloscritta. Questa volta però ci sono 53 pagine in più. Dunque non più il dattiloscritto di cui si è parlato prima, ritrovato nel 78, ma una fotocopia di un testo manoscritto da Moro. Alcuni passaggi delle carte ritrovate nel 1990 coincidono con il testo dattiloscritto del 78. Altri invece contengono maggiori informazioni o trattano temi del tutto inediti. Ancora Andreotti, i suoi rapporti con Sindona, gli intrecci tra affari e politica, brani inediti sui servizi segreti, ma soprattutto il caso Gladio. Noi abbiamo fatto la comparazione tra il testo dattiloscritto e quello manoscritto e abbiamo verificato che vi erano alcuni passaggi e anche alcuni tratti del manoscritto che non erano stati trascritti nel dattiloscritto. Uno di questi riguardava la struttura definita Gladio, la struttura di Stay Behind, che era una struttura su cui in quel momento la procura di Roma stava indagando. Moro, durante la sua prigionia, scrisse in più punti di una struttura militare con funzione antiguerriglia. Non usò mai però la sigla Gladio. Ecco che cosa scriveva a proposito delle strutture NATO. Non intendo dire che non sia stato previsto o attuato in appositi o normali reparti un addestramento alla guerriglia in una duplice forma: o guerriglia da condurre contro eventuali forze avversarie occupanti, o contro guerriglia da condurre contro forze nemiche impegnate come tali sul nostro territorio. Viene alla ribalta e alla luce molto meglio la figura di questi personaggi che appartenevano a questa organizzazione che si chiamava Gladio.
quindi aveva detto anche quello Moro, e vengono fuori delle cose imbarazzanti che, dette nel 1980, probabilmente avrebbero creato dei cataclismi, dette nel 90 no. E infatti 15 giorni dopo quella scoperta, il 24 ottobre del 90, Giulio Andreotti, di nuovo Presidente del Consiglio a Palazzo Chigi, ammette per la prima volta l'esistenza di una struttura segreta denominata Gladio. In Italia è conosciuta come Stay Behind, dentro la NATO. Molti pensano subito che si tratti di una struttura non legale, ma illegale. Che ci fosse questa struttura segreta per fare chissà che cosa, per fare una specie di possibile colpo di Stato, cose di questo genere. Allora era maturo, e bisognava troncare tutte le dicerie, le insinuazioni. Era maturo perché non c'era più il pericolo, perché che ci fosse un pericolo a suo tempo, che l'Italia fosse invasa, e questo è fuori di dubbio. Forse i comunisti ungheresi o i comunisti romeni volevano andare a finire sotto il tallone dell'Unione Sovietica, io credo di no, ma non avevo potuto fare niente, così sarebbe accaduto anche da noi. Le polemiche su Gladio occupano le prime pagine di tutti i giornali, e noi in quei giorni con Mixer abbiamo provato a saperne di più con un faccia a faccia con Stanfield Turner, che allora che era stato ai vertici prima della CIA e poi della NATO. Lei è stato capo della CIA dal 77 all'81. Sapeva dell'esistenza di strutture parallele tipo quella Gladio in Italia? Ebbe a che fare con questo programma una sola volta, in misura molto ridotta, e comunque in un'operazione che non aveva nulla a che fare con l'Italia. Questo è tutto quanto posso dire sul programma Stay Behind o su Gladio. Ecco, se non riguardava l'Italia vuol dire che Gladio era su tutta l'Europa? No comment. No comment. Come può essere capitato che la NATO il 4 novembre ha ufficialmente smentito di conoscere l'esistenza di Gladio e il 5 novembre l'ha ammesso? Proprio non capisco la domanda. Io vorrei chiederle questo. Lei ha scritto un libro, Segreti e Democrazia. Segreti e Democrazia, che parla della necessità dello spionaggio nella nostra società democratiche. Qual è il limite, secondo lei, di se questo? Se n'è andato. Ma fermatelo. Io... Vale? Quel giorno a Mixer Turner è tornato a sedersi davanti alla telecamera solo a condizione di non nominare mai più Gladio. Ma torniamo al mistero delle carte di Moro. La commissione stragi, presieduta da Giovanni Pellegrino dal 94 al 2001, ha deciso di riascoltare tutti i protagonisti di quella vicenda a partire dal primo blitz, quello del primo ottobre del 1978. Roma, 23 maggio del 2000. Il colonnello Umberto Bonaventura, che ha coordinato il blitz del 1 ottobre 1978, nel frattempo passato al Sismi, dichiara i membri della commissione stragi. Il collega Arlati mi dice: qui ci sono delle lettere di Moro, c'è qui qualche cosa, abbiamo trovato su Moro. Io lo riferisco e me le faccio mandare. Facciamo le fotocopie. Quindi c'è una parte della materialità dei ritrovamenti che esce da Via Montenevoso e poi ci ritorna. Sì, facciamo le fotocopie, le diamo alla Chiesa e poi ritorno per fare la verbalizzazione, ma questa è una cosa su quale io lo dico tranquillamente senza nessun problema, perché non ho problemi. Lui si giustificò dicendo: sì, forse sono stato ingenuo a dirvelo, però vi posso assicurare con la stessa sincerità che tanti documenti escono, tanti documenti ritornano. Nel 2004 c'è un nuovo colpo di scena, un protagonista diretto del blitz di via Montenefoso, il capitano Roberto Arlati decide a sua volta di raccontare la sua versione dei fatti, e lo fa in un libro scritto con Renzo Magosso, libro dal titolo Le carte di Moro, e questo è il suo racconto. Bonaventura arrivò verso metà mattinata, verso 10:30, 11:00. E si prese la cartelletta azzurra contenente le lettere, quella che era l'interrogatorio di Aldo Moro. Evidenziai
al capitano Bonaventura le mie perplessità in merito alla sua richiesta, ma non avevo nessun motivo di dubitare sulla serietà e la correttezza di Bonaventura. Le porta via, devono rimanere lì il tempo delle fotocopie. Loro hanno 4 macchine fotocopiatrici in via Moscova, in realtà sono le 11:04 del mattino, a mezzogiorno l'altro l'aspetta, l'uno l'aspetta, le due l'aspetta, le tre l'aspetta, le quattro l'aspetta, le cinque l'aspetta, le sei l'aspetta, le sei e mezza torna un motociclista e dice: ah, ecco, il capitano Bonaventura mi ha detto di dargliele. Arlatti guarda queste carte e fa questo gesto con la mano, ma deve accorciare il gesto della mano. L'impressione è che qualche documento poteva essere mancare all'appello, ecco. Dato il volume, io non le avevo contate all'inizio e non le ho contate neanche dopo. Quindi la mia affermazione si basa solo su una mia fugace impressione. Quello delle carte di Moro è un mistero che sembra senza fine. Chiamato in causa dall'ex collega Arlati nel libro Le carte di Moro, Bonaventura non avrà il tempo di replicare alla presunta sottrazione di documenti dal covo di via Montenevoso. È stato trovato morto oggi nella sua abitazione romana il colonnello dei carabinieri Umberto Bonaventura, di 63 anni, un alto ufficiale del SISMI, il servizio segreto militare, ed esperto di terrorismo internazionale e di criminalità organizzata. Il magistrato, nonostante Bonaventura sembra essere morto per cause naturali, probabilmente per infarto, ha comunque disposto l'autopsia. Il nome di Bonaventura era legato ad inchieste molto delicate, come il ritrovamento di alcune carte sul sequestro Moro nel covo dell'IBR di via Montenevoso. Recentemente si era occupato anche del dossier Mitrokhin. Doveva per l'appunto essere ascoltato per la seconda volta dalla commissione parlamentare d'inchiesta su questo dossier. Dunque ancora un'altra morte misteriosa di una persona che ha avuto un ruolo di primo piano nella vicenda di via Montenevoso. E se le rivelazioni di Arlati sembrano complicare ulteriormente le cose, rimane sempre il problema principale: che fine hanno fatto i manoscritti originali delle carte di Moro? Dall'originale del manoscritto non è mai stato trovato. I brigatisti che ne hanno parlato sostengono che sia stato distrutto. Se a questa versione non si crede, l'originale delle cose scritte da Moro in risposta alle domande che i brigatisti gli facevano è ancora in giro. Fu detto che furono bruciati dopo il nostro arresto in via Montenevoso, e non so quanto tempo dopo, probabilmente non so se 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi dopo, in quanto non si riteneva più la necessità di tenerli, utilizzarli. Nei giorni convulsi del sequestro Moro, le Brigate Rosse lo ripetono più volte: tutto sarà reso noto al popolo rivoluzionario. Eppure non lo faranno mai. Il perché resta un mistero. Il nostro livello di capacità di analisi politica, no, a fronte del terreno che avevamo toccato, non fossimo all'altezza forse di gestire, no, come volevamo, un terreno che era al di sopra della nostra portata sul piano politico. Una volta arrestati, nel corso degli interrogatori e dei processi, alcuni di loro hanno sostenuto di non aver compreso appieno l'importanza del contenuto di quelle carte. Altri invece hanno dichiarato che al momento dell'irruzione in via Montenevoso era appunto in preparazione un dossier su Moro rimasto fatalmente incompleto. Dovevamo scriverlo, non l'avevamo fatto, un po' perché la valutazione che in quelle carte non ci fossero sufficienti elementi da poter, no, da essere utilizzati, probabilmente anche perché comunque il clima in cui vivevamo in quel momento non ci aveva consentito di metterci all'opera come si doveva, ecco, come tra l'altro noi stessi avevamo dichiarato che avremmo fatto. Moretti smentisce l'impegno che originariamente aveva assunto di rendere pubblico il processo a Moro e dice: a questo punto facciamo una scelta, noi non affideremo alla disinformazione della stampa borghese gli esiti del processo,
ma li faremo circolare attraverso i canali di informazione dell'organizzazione clandestina. Quando andai da Moretti, fu Moretti a dirmi: ma sì, il dibattito che abbiamo avuto, la conversazione, l'interrogatorio, chiamalo come vuoi, con Moro, più o meno è uscito, pubblicato dall'Espresso, da Repubblica, meno una parte che è stata imboscata dai servizi segreti. Testuali parole. Le ambiguità, le omissioni, i silenzi di Moretti, da qualcuno soprannominato la Sfinge, hanno indotto qualcuno a ipotizzare che i servizi segreti, interessati a recuperare gli scritti di Moro, abbiano addirittura stipulato un patto del silenzio con le BR. Ad oggi, tuttavia, questa resta solo un'ipotesi che non può essere provata. Io sarei lieto se Moretti potesse, su alcuni punti, dare qualche chiarimento, non più, e poi oggi sarebbe anche senza conseguenze da parte loro, cioè, quindi non potrebbero essere perseguiti per qualche altra cosa. Cioè. E allora, che cosa avrebbero occultato i servizi segreti? Ancora una volta la nostra inchiesta ci porta a Gladio. Nel 2001, infatti, due consulenti della Commissione Stragi, Libero Mancuso e Gerardo Padulo, hanno scoperto in un archivio della Digos alcuni documenti sorprendenti. Mentre spulciavamo questi archivi, ci siamo imbattuti in documenti che erano contrassegnati da una dicitura che sollevò immediatamente la nostra curiosità e la nostra attenzione. I documenti recano l'intestazione: sequestro Moro, via Montenevoso, elenchi appartenenti organizzazione Gladio. Erano documenti riservatissimi, con nomi di personaggi, con accertamenti su nomi di personaggi e con altre notizie che ci sembrarono di un certo rilievo e che stranamente appunto non furono spediti alla magistratura. È un nuovo elenco di Gladio, più lungo di quello reso pubblico da Andreotti nel 1990, che indicava in 622 il numero dei gladiatori. Noi ritenemmo che in 622, ci fu anche una perizia che raccogliemmo, 622 gladiatori indicati alla magistratura, quello fosse un numero di fantasia. Da questi documenti si ricavava che il numero dei gladiatori era superiore. Bisognava in quel momento epurare nomi scomodi, cioè appartenenti o a partiti della destra, infatti poi si trovarono dei nomi di esponenti iscritti al Movimento Sociale Italiano o a movimenti eversivi. Nella loro relazione finale su questo clamoroso ritrovamento, Libero Mancuso e Gerardo Padulo riferiscono di aver trovato due nuovi elenchi di appartenenti a Gladio: uno di 860 nomi, l'altro di 1909 nomi. E allora quanti erano veramente i gladiatori? Beh, noi l'abbiamo chiesto direttamente al capo di Gladio. Di questi 1900 nomi, una parte sono quelli che venivano chiamati negativi, cioè avevano delle caratteristiche tali per cui non li avremmo mai reclutati in nessun momento, o procedimenti penali o questioni ultrapolitiche, o c'era stato in mezzo anche, cioè nei nomi, tra questi nominativi c'era anche gente tipo Nardi, nome che credo che sia abbastanza noto a tutti. Un'altra parte di nominativi, sempre di questi 1909, invece erano tutti positivi, cioè gente che non aveva nessun problema di nessun tipo, che però non è stata reclutata. L'elenco consegnato in fretta e furia il 6 di novembre, in previsione del fatto che il Presidente del Consiglio doveva parlare due giorni dopo, non era stato completato, nel senso che non si era fatta questa verifica, cioè di quanti, pur essendo positivi, o non avevano aderito o non erano stati reclutati da noi per motivi diversi.
Dunque, al Presidente del Consiglio Andreotti nel 1990 è stata fornita una lista approssimativa, senza le dovute verifiche sul reale numero degli arruolati. Questo almeno è quello che sostiene, l'avete sentito, il capo di Gladio, il generale Inzerilli. Ancora oggi la Procura di Roma sta indagando sul mistero delle carte di Moro. Anche sulla base della nuova documentazione acquisita dalla commissione Mitrokhin si aprono nuovi scenari. Documenti acquisiti dalla commissione Mitrokhin individuano la possibilità di un'eterodirezione esterna, quindi, rispetto alle Brigate Rosse, per interessi evidentemente diversi da quelli specifici dell'organizzazione nazionale che ha operato materialmente il sequestro e che ha gestito l'affare Moro. Su questo ci sono delle investigazioni in corso e su questo non posso dire. L'unica cosa che posso dire è che si fa riferimento a un soggetto indicato come terrorista internazionale a capo di una rete di terrorismo internazionale.